Una buona serata, benvenuti all'edizione delle 19 del nostro telegiornale che apriamo con i numeri dell'emergenza sanitaria, perché oggi c'è stato un lieve aumento dei positivi in Abruzzo, con altri tre casi registrati, anche se per fortuna resta immutato il numero dei decessi. Facciamo il punto nel servizio di Alfredo Primante. In Abruzzo si registrano tre nuovi casi di positività al Covid-19, di cui due si riferiscono alla provincia di Chieti ed uno a quella di Pescara. Il totale dei positivi da inizio emergenza così sale a quota 3.292. Attualmente in ospedale ci sono ricoverate 28 persone, meno 4 rispetto a ieri, e nessuno di questi è in terapia intensiva. Altri 132, meno 6 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 464 sono le persone decedute da inizio emergenza, numero che resta fortunatamente invariato rispetto a ieri. 2.668 sono le persone dimesse o guarite, più 13 rispetto a ieri, e 2.607 quelle che hanno risolto definitivamente i sintomi dell'infezione. Gli attualmente positivi in Abruzzo, dunque calcolati, sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e dei guariti e dei deceduti, è di 160, con una diminuzione di 10 unità rispetto alla giornata di ieri. Del totale dei casi positivi, 225 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila, 821 in provincia di Chieti, 1.588 in provincia di Pescara, 632 in provincia di Teramo. 25 persone provengono da fuori regione, mentre per un caso resta non indicata la provenienza. Cambiamo argomento adesso perché il Partito Democratico è tornato sul luogo delle aggressioni omofobe e razziste degli ultimi giorni, puntando il dito contro i consiglieri che hanno votato contro la mozione per combattere l'omofobia. Il servizio è di Giuseppe Dintino. Occorre individuare anche le responsabilità politiche. Questa è la posizione del PD, i cui consiglieri comunali sono tornati alla nave di Cascella, dove la scorsa settimana sono stati aggrediti due ragazzi che si tenevano per mano e poi due filippini con insulti razzisti. È un luogo simbolo purtroppo perché è finito sulle cronache nazionali a causa delle aggressioni di matrice omofoba e razzista che si sono verificate nella nostra città, e noi oggi abbiamo reputato opportuno riunirci qui per rendere conto alla città di quello che sta succedendo. Polemiche nei giorni scorsi che hanno portato il nome di Pescara anche sulle testate nazionali. Tutto perché il Consiglio Comunale ha bocciato la proposta di costituire il comune parte civile contro il pestaggio omofobo e di sostenere la lotta alle discriminazioni. Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che aveva invitato maggioranza e opposizione a una sintesi, ha dichiarato che procederà comunque contro gli aggressori. Masci ha annunciato di costituirsi comunque parte civile, ma è di fatto stato sfiduciato dalla sua maggioranza, che ha votato contro l'ordine del giorno che chiedeva la stessa identica cosa. È un comportamento gravissimo che ci ha fatto andare alla ribalta negativamente la cronaca nazionale, facendo apparire Pescara come una città inospitale, chiusa e omofoba, quando in realtà Pescara è una città aperta, è una città solidale, lo è sempre stata e lo dimostra la prova del fatto che tanti ragazzi abbiano aiutato la coppia aggredita durante la rissa. Benché il sindaco parli di casi isolati, il PD racconti una città aperta e accogliente, sono stati diversi. A Pescara i casi di aggressioni, insulti e pestaggi di stampo razzista e omofobo. Solo pochi giorni prima, infatti, due ragazze erano state cacciate dal custode di un parco pubblico perché avevano osato abbracciarsi. È necessario diffondere una cultura dell'accoglienza, della tolleranza e soprattutto delle differenze, della valorizzazione delle differenze. Un discorso culturale che un'amministrazione comunale dovrebbe portare avanti a prescindere dalle idee politiche dei propri capi partito, Salvini e Meloni, che diffondono odio sui social e ovunque da ormai anni. Cronaca, 5 informazioni di garanzia per reati fiscali e fallimentari e beni sequestrati per 8 milioni e 700 mila euro. Il risultato dell'operazione Sweet Dark, condotta dai finanzieri di Pescara a seguito di indagini su una ditta fallita nel 2019.
Maxi sequestro preventivo da parte dei finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Pescara. Oltre 8 milioni e 700 mila euro con sigilli a 10 fabbricati, 2 terreni, un opificio industriale, una cassetta di sicurezza e 15 conti correnti bancari, tutti riconducibili ad una società già fallita nell'anno scorso. Secondo le Fiamme Gialle sono stati manomessi i bilanci e la documentazione della società attraverso l'eliminazione di poste contabili creditorie, sottovalutando gli elementi attivi e sopravvalutando invece quelli passivi, il tutto con la complicità di un commercialista di fiducia. La falsa rappresentazione dei dati contabili, infatti, è stata asseverata nella fase di redazione della domanda di ammissione al concordato preventivo, presentata in ben 5 occasioni, mai con esito favorevole e sempre con finalità meramente dilatorie. Dalle indagini è emerso che alla società, già da tempo in cronico stato di insolvenza, è subentrata una Newco, riconducibile al medesimo gruppo familiare, a cui è stata effettuata una cessione nell'ambito del concordato di un ramo d'azienda produttivo della società fallita per oltre 2 milioni di euro, contro il valore stimato pari a 6,2 milioni. Operazione questa che ha svuotato le casse già in rosso della società cedente. L'esito degli accertamenti ha fatto emergere una complessiva esposizione debitoria di circa 26 milioni di euro, di cui circa 15 milioni per debiti tributari. Sono state notificate 5 informazioni di garanzia per reati fiscali e fallimentari nei confronti degli amministratori pro tempore della società fallita e di un professionista. La polizia ha arrestato 2 napoletani che sono stati accusati del furto di 2 Rolex. Le forze dell'ordine non escludono che possano essere responsabili di altri reati analoghi. Acciuffata la banda dei Rolex, ne è convinta la polizia, che ha arrestato 2 uomini di origine napoletana. I 2 avrebbero sottratto gli orologi dal valore di diverse migliaia di euro a una commercialista impegnata a fare jogging sulla riviera e a un noto imprenditore nei pressi della sua abitazione. Avvicinavano le loro vittime dopo averle seguite durante il percorso quotidiano e poi con la forza le strattonavano, le scaramantavano a terra e si impossessavano dei preziosi orologi che portavano al polso. Le forze dell'ordine, studiando tabulati telefonici, le immagini delle telecamere e le testimonianze, avevano dei sospetti su uno dei napoletani. Sono così riusciti a intercettarli durante quel che sarebbe il tentativo di una rapina alle poste. Noi avevamo un'idea già da prima, tant'è che stavamo seguendo questo soggetto e poi successivamente ha tentato la rapina all'ufficio postale, tant'è che questa mattina l'abbiamo preso che era ai domiciliari per quel tentativo di rapina, ma in realtà noi eravamo su di lui già all'indomani della rapina all'imprenditore pescarese. Solo uno degli arrestati è residente in Abruzzo, a Francavilla al Mare, per cui gli investigatori ritengono che i complici arrivassero nella nostra regione appositamente per il furto, per poi tornare a rivendere la merce in Campania. L'uomo stanziato sul territorio sceglieva la vittima prima di chiamare i complici, un modus operandi, spiegano i poliziotti, tipico dei napoletani. È probabile che la persona residente in Abruzzo facesse un po' da punto logistico e quindi fosse il veicolo delle informazioni per i suoi concittadini, che e ce lo dimostra poi il tracciato dei tabulati telefonici, che venivano per colpire e tornavano a Napoli dopo aver colpito. Stiamo lavorando anche sul possibile coinvolgimento di queste persone su altri analoghi episodi che si sono consumati in territorio chietino. Cambiamo argomento adesso, perché nel corso del TG6 delle 14 è intervenuto il neo direttore dell'Art Abruzzo Maurizio Dionisio. Con lui abbiamo fatto il punto sulla situazione delle acque nella nostra regione e parlato anche della situazione che riguarda il sito di Bussi. Questo è un processo che tecnicamente si chiama processo di chiarificazione delle acque, ma la finalità di un ente di controllo come l'Art Abruzzo è quello di avere un mare monitorato e pulito anche in presenza di attività antropiche, perché non possiamo pensare che il nostro ambiente sia sano e pulito a discapito delle attività che garantiscono benessere e pace sociale agli uomini. Quindi attività produttive sì, ma sotto il controllo rigido di un ente come l'Art Abruzzo. Chi verrà in Abruzzo troverà un mare pulito e tra l'altro con una possibilità ulteriore sul sito istituzionale dell'Art Abruzzo, nel link, nell'area dedicata appunto al controllo delle acque di balneazione,
Le famiglie potranno verificare il giorno prima di andare al mare o il giorno stesso, indicando addirittura il loro stabilimento balneare, come sarà la qualità delle loro acque. Mi pare un grande passo in avanti per i turisti, per gli abruzzesi e soprattutto per la nostra qualità ambientale. Le volevo fare una domanda su quello che sta accadendo in questi mesi e in queste ultime settimane per la vicenda di Bussi. Voi avete lavorato tanto sotto il profilo, come Arta, sotto il profilo delle analisi lì a Bussi. È chiaro che credo che anche il monitoraggio prosegua da parte vostra, perché purtroppo lì le sostanze inquinanti, ahimè, sono ancora presenti. Abbiamo un responsabile soltanto sulla questione Bussi, un chimico, abbiamo del personale del distretto di Chieti che si occupa quasi esclusivamente solo di Bussi. Noi condividiamo la posizione assunta dal presidente Marsilio e conseguentemente riteniamo da rigettare la revoca del finanziamento che era stato apprestato alla Regione Abruzzo per le attività di bonifica. Ricordo che questa revoca è stata disposta dal Ministro dell'Ambiente e ancora oggi noi non ci riusciamo a capacitare di questo stop ad una importante opera di bonificazione di un sito industriale pesantemente contaminato. E a proposito di acqua e di turismo, il presidente della giunta regionale Marco Marsilio è intervenuto in videoconferenza nel corso della plenaria del Comitato Europeo delle Regioni, parlando della situazione che sta attraversando il settore turistico in Abruzzo e auspicando strumenti di sostegno per la ripresa dell'economia. Gli effetti del coronavirus sull'economia turistica italiana sono stati devastanti. Su base annua il fatturato bloccato dalle imprese inattive da Covid è pari a 17,4 miliardi di euro. Per valutare l'impatto in riferimento alla stagione estiva nella nostra regione, la regione Abruzzo che presiedo, è molto complicato adesso stimarlo per l'incertezza rispetto al comportamento futuro. Pesa sulle previsioni l'incertezza su che cosa accadrà, se ci sarà una seconda ondata, se arriverà e quando arriverà il vaccino. In ogni caso la filiera del turismo subirà inevitabilmente un calo del fatturato che si aggira intorno al 20%, che è circa il triplo del calo del prodotto interno lordo dell'economia italiana ed europea, che è intorno al 7-7,5%. Per l'Abruzzo si stima una possibile perdita di ricavi tra i 170 e i 360 milioni di euro e il settore alberghiero può perdere fino ai tre quarti dei propri ricavi. Non parliamo poi delle mancate entrate per tutto l'indotto, i consumi nel periodo estivo legati alla presenza dei turisti possono arrivare anche ad oltre il 50-60% delle perdite. Se consideriamo l'importanza del turismo nell'economia abruzzese, 55.000 addetti, il 14% dell'occupazione, non posso non nascondere come presidente di regione la mia forte preoccupazione e al contempo l'auspicio che l'Europa faccia la sua parte, assicurando risorse tese a sostenere un settore che, malgrado sia molto provato, sta faticosamente cercando di tenersi in piedi, e un settore che sarà chiamato a giocare un ruolo decisivo nella ripartenza dell'economia regionale e nazionale. Però bisogna anche che queste decisioni e questi fondi arrivino presto, perché è già molto tardi. L'infinita estenuante discussione sugli strumenti di sostegno per la ripresa dell'economia devono trovare una conclusione rapida, perché noi al momento le regioni stanno facendo da sole, saccheggiando i fondi strutturali e i fondi europei già in nostro possesso per altri programmi e altre missioni che abbiamo dovuto in questo momento accantonare se non abbandonare. E quindi se l'Europa esiste e vuole dimostrare la sua forza e la sua utilità per i popoli europei, questa è un'occasione imperdibile per essere all'altezza della propria missione, altrimenti rischieremo davvero di arrivare troppo tardi e di perdere un'occasione storica. Grazie. Grazie. Si chiama Free Start il progetto della Regione Abruzzo, che potrà finanziare con 3 milioni di euro le imprese di nuova costituzione della nostra regione.
Ma questo progetto rappresenta un passaggio molto innovativo rispetto diciamo alle misure più tradizionali di finanza agevolata. Un intervento importante della mano pubblica in un momento in cui l'accesso al credito è molto complesso, che determina quindi un interessamento diretto da parte della Regione per il tramite della finanziaria regionale al finanziamento delle imprese neocostituite. Facciamo riferimento alle imprese con meno di 48 mesi di vita o alle imprese costituite proprio in questi giorni, quindi in prossimità della presentazione della domanda, che potranno quindi beneficiare di un finanziamento che andrà a coprire la totalità dell'investimento, quindi non è richiesto il cofinanziamento da parte del soggetto preponente l'investimento, e questo 100% sarà così composto, l'80% a tasso zero da restituire in 5 anni, massimo 72 mesi, con un periodo di preammortamento di 12 mesi, e un 20% a fondo perduto. Estremamente importante sottolineare il fatto che questa misura va a finanziare anche il circolante, cioè non solo l'investimento, non solo quindi l'acquisto di beni, attrezzature o cose di questo tipo, ma anche la mera liquidità, finalizzata quindi all'acquisto di merci, finalizzata quindi al pagamento di locazioni, finalizzata al pagamento dei fornitori in genere ed anche alla mera e più semplice liquidità. È una strategia importante, sono risorse di oltre 3 milioni, ma siccome a settembre potremo avere l'anticipo sulla programmazione 2021-2027, contiamo di portare questo investimento a oltre 9 milioni di euro. Credo che sia una iniezione di fiducia e soprattutto di liquidità che viene messa a disposizione del tessuto imprenditoriale. Ci vuole un investimento dimostrabile che superi i 50.000 euro, si ha la possibilità di avere l'80% a tasso agevolato, a tasso zero, il 20% a fondo perduto. Quindi credo che sia una iniezione importante per quelle aziende che credono nel proprio sviluppo. L'ADSU di Teramo ha concesso in comodato d'uso gratuito alla Caritas diocesana tutti gli arredi della mensa del campus universitario di Colle Parco, una città dove c'è tanta carità silenziosa, ha commentato il vescovo di Teramo, Monsignor Lorenzo Leuzzi. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Teramo è una città generosa verso chi ha bisogno. Nel recente e difficile periodo c'è stata e continua ad esserci tanta carità silenziosa. Sono queste le parole del vescovo di Teramo, Lorenzo Leuzzi, a commento della donazione di arredi fatta dall'azienda per il diritto allo studio teramano alla Caritas diocesana. L'ADSU di Teramo infatti rinnoverà, causa distanziamento Covid, l'intero arredamento della mensa universitaria di Colle Parco e quello attuale sarà destinato a 4 strutture per bisognosi gestite appunto dalla Caritas. Come rinnoverete la mensa centrale del campus? Cambiamo l'arredamento, sono 80 tavoli nuovi e 400 posti, attualmente sono 64 tavoli e 256 posti, quindi aumentiamo la disponibilità a sedere, miglioriamo l'accessibilità, ma ancora di più con un sistema informatico, un sistema di QR code generato con il pagamento, l'accesso alla mensa sarà controllato e quindi si eviteranno di fare le file. Lo studente avrà un segnale sul telefonino, sul QR code registrato, generato e pagato, e dove gli sarà informato su quanta fila c'è e quando c'è da attendere per andare a mangiare, quindi per evitare questo le file e la mensa. La firma del comodato d'uso gratuito tra l'ADSU e la Caritas di Teramo per gli arredi da mensa cade tra l'altro in una giornata particolarmente significativa per tutti i teramani, la festa della Madonna delle Grazie, una festa di carità. Ci tengo a dire che la carità va fatta in silenzio. Don Igor, che come sappiamo ci ha lasciato, condivideva pienamente questo messaggio, la carità va fatta in silenzio. E io ho dovuto rispondere a molte realtà istituzionali, ma anche i privati che hanno donato molto alla Caritas per venire in aiuto non solo per la mensa ma anche per bisogni personali, e certamente questo dono di strutture che possono servire per le realtà nelle quali la Caritas presta il proprio servizio sono una grande occasione, per un segno che va al di là del gesto in quanto tale, perché c'è una diffusa condivisione. Io credo che noi dobbiamo lavorare molto per incoraggiare questo mondo sommerso, silenzioso, che di fatto si prende a cuore, così come ho ascoltato anche tanti imprenditori che sono preoccupati, che
che si sono impegnati a trovare anche soluzioni per non licenziare. Questi sono piccoli segni di una comunità che non è quella che appare. Oggi incontro in regione a Pescara sul futuro delle Naiadi. L'assessore Liris ha rassicurato che si andrà oltre la proroga del 31 luglio e si lavorerà per un nuovo project financing. Ma la preoccupazione, diciamo, che è fondata rispetto alla scadenza naturale del contratto, che sarebbe quella del 31 luglio. Come messo già in evidenza, il 31 luglio non sarà la data di scadenza per ovvi motivi, non fosse altro per i 3 mesi che è stata chiusa, che sono stati chiusi gli impianti sportivi delle Naiadi. È un falso problema quello del 31 luglio. Sono stati interpretati in maniera incredibile il fatto che io abbia detto 3 mesi. 3 mesi sono quelli di chiusura dell'impianto, pertanto quei 3 mesi sono obbligatoriamente da recuperare, ma non significa che è 3 mesi la proroga, non significa che abbiamo dato per scontato che siano 3 mesi di proroga, abbiamo dato per scontato che 3 mesi saranno importanti per decidere il futuro delle Naiadi e che bisognerà scegliere tra varie opzioni, quella della proroga oppure quella di un nuovo bando. Certamente quella del nuovo bando mi sembrerebbe in questo momento la più difficile da perseguire. Seguire come ipotesi, nell'attesa di una definizione del project che ad oggi non è più attuale alla luce delle misure restrittive contenimento dell'emergenza coronavirus, pertanto stiamo rivalutando il project così come i proponenti lo hanno riconfezionato, di fatto stiamo parlando quasi di un nuovo project da valutare, lo valuterà la commissione tecnica, lo valuterà il RUP che è sempre lo stesso, l'ingegner Pagliaro. Pertanto io andrò avanti su questa strada, che è quella della valorizzazione delle Naiadi, della non chiusura delle Naiadi, quindi è quello che dirò anche ai sindacati, è quello che dirò alle parti politiche, è quello che dirò a tutti coloro che evidentemente non sanno cosa si è fatto nell'ultimo anno per quanto riguarda le Naiadi, per intanto consentire una apertura delle Naiadi, la riapertura delle Naiadi e riconsegnarla alla città Pescara e all'Abruzzo, e poi quello che si sta facendo perché rimanga aperta. In area Vestina non è tardata ad arrivare la risposta dei sindaci di Civitella, Casanova e Carpineto della Nora dopo l'iniziativa del sindaco di Villa Celiera Domenico Vespa, che nei giorni scorsi era sceso in campo in solitario per parlare di valorizzazione del centro turistico del Voltigno. Il servizio è di Stefano Recanati. Nell'alta area Vestina continua a tenere banco la discussione accesasi nei giorni scorsi per quanto riguarda il comprensorio del Voltigno, di cui fanno parte 6 comuni, dei quali 3 ricadenti nella provincia di Pescara, Carpineto della Nora, Civitella Casanova, Villa Celiera, e 3 in quella di L'Aquila, Castel del Monte, Ofena e Villa Santa Lucia. Le precisazioni, più che polemiche, sono nate dopo la convocazione di una conferenza stampa da parte del sindaco di Villa Celiera, Domenico Vespa, il quale, in presenza del senatore PD Luciano D'Alfonso e del presidente del Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga, Tommaso Navarra, ha fatto il punto sulla valorizzazione turistica del Voltigno. Questa azione solitaria del comune di Villa Celiera non è andata giù agli amministratori dei paesi limitrofi come Civitella Casanova e Carpineto della Nora. Sono anni che si lavora con non poche difficoltà, insieme ai comuni limitrofi, cercando di mettere da parte i campanilismi tra le comunità e giungere ad un piano condiviso di tutela e valorizzazione, chiedendo le giuste attenzioni degli enti superiori a questa parte d'Abruzzo, troppo spesso abbandonata alle sole forze delle comunità locali, il pensiero del sindaco di Civitella Marco D'Andrea. Per questo riteniamo poco corretto autoproclamarsi capitale di qualcosa quando si condivide lo stesso progetto con altre comunità vicine, amiche ed unite negli intenti. Con questo intervento a gamba tesa del sindaco Vespa si è buttato via almeno un decennio di lavoro sinergico tra comunità vicine, a fare da eco alle parole di D'Andrea quelle del sindaco di Carpineto della Nora Donatella Rosini. In 15 anni di attività amministrativa ho sempre sposato le battaglie dell'intero territorio a cui il mio comune appartiene e l'ultima cosa che vorrei fare è una dichiarazione dai toni campanilistici. Il sindaco Vespa ha omesso di dichiarare che la gente che frequenta i sentieri del Voltigno, che a suo dire gli ha riconosciuto questo tributo, non ha potuto accedere al territorio dal versante di Carpineto in quanto la viabilità è da tempo pesantemente compromessa. Eppure, continua il sindaco, in qualità di consigliere provinciale è perfettamente a conoscenza
della problematica ed ha ascoltato più volte, senza dare seguito alle mie richieste e preoccupazioni in merito. Così, a più di un anno dal tavolo tecnico del febbraio 2019, con tutti i comuni riuniti per sensibilizzare gli enti superiori allo sviluppo e non abbandono di questa bellissima area, qualcosa sembra essersi rotto, dividendo ancora di più un'area che giorno dopo giorno vive la sua parabola discendente. Adesso parliamo di sport e di calcio di Serie B, perché domani sera alle 21 partita di particolare importanza per il Pescara a Cremona. Bettella e Masciangelo tornano dopo la squalifica e saranno entrambi titolari. Importanti novità in avanti: Clemenza potrebbe soffiare una maglia a Galano e fare coppia con Maniero. Direzione di gara affidata a Maggioni di Lecco. Andrea Costantini. Una bella fetta di salvezza e di possibilità di non soffrire nelle ultime giornate passa dal match di domani sera allo Zini contro la Cremonese, distante 5 punti e dentro la zona play-out. Per il Pescara è dunque una gara di particolare importanza, come riconosce il tecnico Nicola Legrottaglie, il quale auspica che la squadra possa ripetere, per attenzione, la prestazione fatta con l'Empoli. Domani abbiamo una partita tosta, difficile, sotto l'aspetto mentale ma anche fisico, per loro è una squadra molto fisica, guerriera. La metteranno anche su quel piano lì e noi dobbiamo essere bravi a ribattere colpo su colpo e soprattutto a sfruttare quello che pensiamo possa darci dei vantaggi. È una partita che smuoverà un po' gli equilibri, ma anche per loro. Se poi loro ovviamente rimangono lì, sono sempre di meno le partite a disposizione per potersi salvare per loro. Quindi dobbiamo essere molto intelligenti, come abbiamo fatto con l'Empoli, astuti, no? Un'altra gara decisiva più che per la salvezza, più per noi, io dico sempre per il Pescara, perché noi dobbiamo raggiungere quella serenità, quella tranquillità che poi ci permetterà di sviluppare meglio le nostre idee, le nostre... Quando sei più libero di testa, un po' come nella vita, quando sei più libero le cose le fai meglio. Alle assenze dei Lungo, De Genti e di Bocic si aggiunge quella di Bruno. Legrottaglie confermerà il 4-4-2 con Bettella e Scognamiglio al centro della difesa, asse di destra con Balzano e Zappa, a sinistra sicuro Masciangelo, probabilmente in azione davanti a Crecco, Memushai al fianco di Castanos, davanti la novità sarà Clemenza con Maniero. Galano per la prima volta può iniziare dalla panchina per essere decisivo nella ripresa. Anche Galano potrebbe essere utile in corsa, perché Galano deve giocare sempre dal primo minuto, o Clemenza deve giocare sempre, cioè non mi faccio di questi problemi. Io credo che Galano potrà essere anche fondamentale per il Pescara a partite in corso, in un torneo dove devi gestire situazioni, devi gestire la stanchezza, il caldo e tante cose. Per me Galano potrebbe anche essere uno che a partite in corso ti può spaccare. Galano è uno di quelli che ha fatto 3 partite intere, ieri ha avuto anche un po' di stanchezza in più rispetto agli altri, quindi devo saperlo gestire anche lì, è troppo fondamentale per noi. La palla loro potrebbero farti tutte e due le cose durante l'arco della partita. I 90 minuti ti capiteranno per forza di cose le due situazioni, o che ti vengano a prendere alto o che ti aspettano, e quindi noi dovremmo essere bravi, intelligenti e lavorare bene sui principi di quando abbiamo la palla, e quindi l'importanza è non regalarla, ma essere molto semplici e non dare loro sfogo di poter fare quello che sanno fare bene, cioè riprenderti il campo in transizione. E in casa cremonese squalificato il centrocampista Arini, così come il tecnico Pierpaolo Bisoli, che tra poco ascolteremo. Lombardi che non avranno nemmeno l'esterno di difesa migliore, che ha avuto il contratto in scadenza il 30 giugno. Ascoltiamo adesso Bisoli. Ho trovato un gruppo pronto, voglioso di riscattare, diciamo, il piccolo passo fatto col Cosenza, e sono convinto che adesso intraprenderemo queste 7 finali col piglio giusto, per dimostrare ai nostri tifosi e alla società che le scelte fatte non erano di tutto azzeccate. Ci sono quelle stagioni dove non ti va bene niente, noi dobbiamo riaddrizzarlo questo trend.
Tanto è stata una squadra costruita come la Cremonese per altre ambizioni. Poi dopo, quando ti trovi lì, è chiaro che cerchi di distrarre l'attenzione e dire che era stata costruita esclusivamente per la salvezza, ma io mi ricordo le parole all'inizio, non per quello aveva preso giocatori importanti. A giocatori tecnici, io ne conosco, ne ho avuti due le dipendenze come Galano e Clemenza, so che sono due giocatori di grande tecnica, nell'uno contro uno sono molto bravi, quindi vanno limitati su queste cose. Hanno giovani di grande avvenire, quindi bisogna stare attento alla freschezza loro, nella loro esuberanza. Però allo stesso tempo, come avevo detto quando siamo andati a Salerno, la Cremonese ha la sua forza, la sua identità ormai, quindi dobbiamo rispettare l'avversario, dobbiamo essere umili, ma allo stesso tempo non aver paura e imporre, diciamo, le nostre idee. Io faccio delle scelte in base a quello che percepisco durante la settimana. La settimana prima di Salerno ha avuto un problema di influenza e quindi non ha fatto, adesso è ritornato. È chiaro che forse in quel ruolo lì siamo in tanti, quindi molte volte viene penalizzato, però gli ho detto che avrò bisogno di tutti. Il momento non lo so, lo determinerà il campo, la condizione della rosa, di lui stesso, e quindi io non precludo niente, ho bisogno di tutti. La stessa cosa è successo ad altri e prima o poi succederà anche lui. I giovani sono interessanti, sono due giovani molto interessanti. Sela, quando sono arrivato, vedendo le partite, mi sono fatto un'opinione di lui, ho detto che era un giocatore di grande potenzialità, ma non sicuramente prima punta. Se lui gioca con le spalle girate alla porta, è un giocatore ancora che gioca in modo scolastico, giovanile, quindi perde le sue caratteristiche. Allargando, sono convinto che ha delle qualità importanti. All'inizio era molto titubante, vedevo che non era convinto. Adesso vorrei fargli la stessa domanda: se dovessi riportarlo punta centrale, cosa mi risponderebbe? Zartea ha fatto molte più partite rispetto a Sela, è un giocatore di un'esuberanza atletica incredibile, deve capire che non solo con l'esuberanza atletica ma anche con la tattica e tecnica si deve giocare. Ha interpretato bene i due ruoli, è passato da terzino sinistro facendo una discreta partita, ad esterno alto, che secondo me è un po' più congeniale alle sue caratteristiche. Infatti, nonostante era stanco, ha fatto un gol, secondo me, di pregevole fattura. È partito da fermo, ha fatto un tour, è scattato 50 metri ed è stato bravo a mettere la palla dove voleva. Andiamo in Serie C adesso. Il difensore laterale del Teramo, Tommaso Cancellotti, giudica in maniera positiva la stagione appena conclusa, sia da un punto di vista individuale che di squadra. Resta il rammarico per non essere riusciti ad espugnare il Ceravolo di Catanzaro per avanzare al turno successivo dei playoff. Usciamo da questi playoff insomma, dopo aver fatto una buona partita e dopo averci creduto, penso che abbiamo dimostrato in campo di averci creduto fino alla fine. Anche quando eravamo in 10 non ci siamo abbassati, abbiamo continuato a giocare e abbiamo cercato di imporre il nostro gioco. E comunque davanti avevamo una squadra organizzata e sapevamo di incontrare una squadra forte, ma questo non ci ha, diciamo, spaventati, e siamo venuti qua per giocarci il passaggio, il turno, anche se avevamo un solo risultato e purtroppo è andato a finire così, avendo avuto anche delle buone occasioni, quindi un po' di rammarico c'è. Adesso che si può commentare, insomma, la stagione che purtroppo è terminata, che giudizio dai? Sia a livello personale che di squadra. Allora, do un giudizio molto positivo ad entrambe, dato che comunque Teramo è un progetto ambizioso e quando ci sono delle ambizioni grandi serve del tempo. Credo che essere riuscito ad arrivare ai playoff sia comunque sia un traguardo, anzi un punto di partenza da cui partire, e sicuramente questa di oggi, affrontando il Catanzaro fuori casa così, è un punto importante di partenza per dare seguito a questo progetto.
E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it, oltre che sulle nostre pagine social. Vi ricordo alle 21 il nostro appuntamento con la rubrica di ciclismo veloce, ideata e curata da Luciano Rabottini. Prossimo aggiornamento con le informazioni alle ore 23. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di serata.